Buongiorno, benvenuti a tutti e a tutte. Oggi c'è una lezione, conferenza, incontro conclusivo dei due corsi e vedo che vi siete divisi proprio per quest'aula permette questa cosa. No, c'è qualcuno. Sì, si sono un po' mischiati per esigenze di spazio. Grazie di essere venuti alla conferenza incontro conclusivo del corso di Teresa Numeri di Epistemologia dei Nuovi Media e il mio corso di editoria online, sempre di comunicazione. E abbiamo fuso questi due corsi, nella nostra così hubris, perché avevamo l'opportunità di ospitare Rosa Emilia Meifalde, giusto? Elizalde, vabbè, io lo pronuncio alla spagnola, ma si può pronunciare anche Elizalde, no? Basco, apellido Basco. Ah, c'è un apellido Basco, muy bien. Che è una giornalista cubana che adesso verrà presentata da Stefania Russo, con la quale abbiamo organizzato questo incontro e l'associazione Italia-Cuba. Perché abbiamo organizzato questo incontro? Perché nei nostri due corsi, mio e di Teresa Numerico, abbiamo affrontato varie volte, ma di sfuggita, alcuni temi che sono quelli che danno poi il titolo all'incontro di oggi, cioè libertà e controllo della rete, problemi cosiddetti di geopolitica, cioè quello che sta succedendo nel mondo, che insomma, è anche all'onore delle cronache, e riguardo l'utilizzo dei nuovi media, i rapporti fra i nuovi media, quindi per esempio i social media, i social network, e una serie di fenomeni politici come sia i movimenti sociali sia vere e proprie, le cosiddette rivoluzioni che vanno dalla rivoluzione verde in Iran poi fallita fino alla rivoluzione di Gelsomini, cioè le cosiddette rivoluzioni arabe. Però ci sono, queste sono diciamo, le cose che noi vediamo perché sono come dire, più evidenti nei media italiani, nei media occidentali, però in realtà esistono realtà altrettanto importanti in paesi e in aree geografiche del mondo che normalmente non vengono considerate dai media occidentali, soprattutto direi dai media italiani. Una di queste realtà è la realtà dell'America Latina, di cui Rosa Miriam è un'esperta, essendo appunto giornalista di una che viene tra l'altro dai nuovi media, direttrice di questo sito rivista che si chiama Cuba Debate e anche di un'altra rivista. Adesso io in realtà avevo preparato una piccola introduzione sulla questione generale dell'America Latina e dei media, però penso che siccome siamo un po' in ritardo lascerò direttamente la parola a Stefania Russo per presentare Rosa Miriam e poi a Teresa Numerico che entrerà un po' più nello specifico del problema del libertà e controllo nella rete. Solo vi do alcuni dati sull'America Latina e l'utilizzo dei social media. Sapete che in America Latina, anzi forse non lo sapete perché anch'io l'ho scoperto studiando questo tema, negli ultimi anni ci sono state una serie di importanti novità politiche. Per esempio una serie di nuovi presidenti che vengono spesso da contro la tradizione storica latinoamericana vengono per esempio dalle classi popolari, come il presidente della Bolivia Evo Morales, che è il primo presidente indigeno della storia, come anche per esempio il presidente dell'Uruguay José Mujica, che è uno molto, molto famoso per aver dichiarato che non pagherà il debito, il famoso debito, quello anche che abbiamo noi in Europa, Portogallo, Irlanda, Italia, Spagna, Grecia. E poi sappiamo, ovviamente conosciamo Lula, anzi abbiamo conosciuto adesso Dilma, più anche famoso è Chavez, spesso però utilizzato, che va a finire sui media tradizionali, soprattutto per essere più che altro messo alla berlina e non viene mai, non si entra mai nello specifico di quello che Chavez dice, di quello che Chavez fa. Poi sì, esiste Rafael Correa in Ecuador, in realtà è lui quello che ha dichiarato, il primo che ha dichiarato nel 2007 che non avrebbe pagato il debito, e sono anche tutte persone abbastanza di generazione abbastanza giovani. Mujica addirittura è l'unico, l'anziano, però è un ex guerrigliero Tupamaros che negli anni 70
facevano parte di questo movimento di liberazione nazionale. Sono tutte persone democraticamente elette che stanno cambiando il volto dell'America Latina. Cosa ne sappiamo noi? Pochissimo, in realtà, perché queste cose vengono pochissimo trattate dai nostri media. E tra l'altro un gruppo fra cui questi presidenti che ho citato, quindi Brasile, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Ecuador, ma anche Uruguay e altri stati, hanno creato una sorta di rete, di alleanza, che si chiama ALBA, Alleanza Bolivariana per le Americhe, e anche questa pochissimo conosciuta. Fra i principi ispiratori di ALBA, anzi fra gli obiettivi di ALBA, c'è per esempio quello, ed entriamo nel vivo della questione di cui parlerà adesso Teresa, di combattere gli ostacoli all'accesso all'informazione, alla conoscenza e alla tecnologia che derivano dagli attuali accordi sulla proprietà intellettuale. E poi prestare attenzione ai problemi che affliggono il consolidamento di una vera democrazia, come la monopolizzazione dei mass media, che è uno dei temi, tra l'altro, di cui si occupa Rosa Miriam. Oggi pomeriggio ci sarà proprio un incontro all'Esquilino sulla censura dei media su Cuba, e si svolge poi a Via Galilei, a quale parteciperò, entreremo in particolare su questo problema. Ma oggi, diciamo, facciamo una panoramica più generale. Io direi che sì, vi do alcuni dati a giugno, che risalgono a giugno 2011. 114 milioni e mezzo di persone hanno visitato un social network negli stati del Latin America, quindi che comprendono Caraibi e Centro e Sud America. Il primo network, social network, ovviamente è Facebook, con 91 milioni di persone, quindi tantissime. Il secondo è Windows Live Profile, con 35 milioni. Il terzo è Orkut, che è originariamente nato, utilizzato in alcuni paesi, era il Facebook dei poveri, nel senso dei paesi in via di sviluppo. Poi se l'è comprato Google, è diventato, quindi, insomma, la battaglia in Brasile fra Google, Orkut e Facebook. E nonostante questo, diciamo, c'è proprio una guerra in atto fra questi due social network in Brasile. Nonostante questo, comunque, il Brasile ha conservato il diritto, per esempio, che i server dove ci sono i dati degli utenti brasiliani risiedano in Brasile. Questo è un dato molto importante. 5 su 10 dei mercati più importanti di Facebook sono in America Latina. Che cos'è la libertà e che cos'è il controllo nella rete? Perché effettivamente la questione di nuovi media aprono degli scenari piuttosto particolari rispetto a questi temi, nel senso che certamente esiste un problema di censura da parte di chi tradizionalmente attiva la censura, quindi paesi dittatoriali, eccetera, come la Cina, l'Arabia Saudita, che in rete sicuramente esercitano forte censura, che esercitano anche offline. Però è anche vero che, e questo è innegabile, no? È innegabile anche in quei paesi dove la rivoluzione diciamo, è passata anche attraverso i nuovi media, cioè l'Algeria, ma soprattutto l'Egitto, eccetera, che quelli sono strumenti anche di controllo, cioè oltre che rivoluzionari, diciamo, per favorire esiti rivoluzionari, appunto il rovesciamento di regimi totalitari, sono anche potenti strumenti di controllo da parte di questi stessi regimi, che talvolta sono talmente stupidi che non riescono bene a farlo, ma comunque si possono sempre riorganizzare. La questione però è che lo scenario dei nuovi media, e quindi lo scenario del molti a molti, che è quello che anche caratterizza l'aspetto rivoluzionario, diciamo, la novità, ecco, vorrei dire, di questi strumenti di comunicazione, che cosa fa? Mette in gioco nuovi attori in grado di controllare, che non sono interamente gli stati nazionali, ma che possono essere altri soggetti.
servizi di segreti deviati, ma anche semplicemente singoli, ma anche multinazionali, corporation che si occupano esclusivamente di fare business. Noi in Italia abbiamo avuto per esempio il caso clamoroso di Telecom, ma quello è solo la punta di un iceberg di ciò che può accadere. Allora, diciamo, io non voglio fare l'hegeliana sulla questione della totalizzazione della possibilità. Non è che tutto ciò che è possibile necessariamente si realizza, ed in questo senso non voglio fare la catastrofista, così come invece né la così, sostenitrice a tutti i costi dei nuovi media. Credo che ci sia però una questione di fare attenzione e di avere delle buone pratiche come utilizzatori rispetto ad affrontare e comprendere la posta in gioco della libertà e del controllo che esercita in rete. Allora, i miei studenti sanno, però lo dico così brevemente a beneficio degli altri, che fin dalle origini della cibernetica Norbert Wiener ha collegato il concetto di comunicazione a quello di controllo, sostenendo che il controllo è un caso particolare della comunicazione. Wiener lo diceva nel senso che quando tu dai un ordine lo devi dare comunicando, e quindi in questo senso controlli attraverso l'esercizio di una comunicazione di un tipo particolare che prevede il feedback dell'azione di obbedienza. E questo è senz'altro un modo in cui comunicazione e controllo sono connesse. Ma in realtà la mia idea è che comunicazione e controllo sono connesse anche sotto un altro rispetto. Un rispetto, cioè diciamo un aspetto più ampio, e cioè nel senso che l'esercizio della comunicazione si presta, soprattutto se questa comunicazione è pubblica, utilizza una sorta di piazza pubblica, ma in realtà non è nemmeno una vera e propria piazza, perché una piazza è un luogo fisico in cui tu sei in questo momento e poi non ci sei in un altro momento, quindi dici delle cose in questo momento e poi te ne vai e in un altro momento non ci stai. Quella è una piazza perenne, cioè la rete è come se fosse una piazza perenne, quindi comunicare su questa piazza perenne mette in gioco la possibilità che questa piazza perenne sia intercettata da chi? Da una serie di soggetti che possono effettivamente compiere l'operazione. Inoltre c'è un altro tema su cui vi vorrei segnalare, ed è l'esercizio del controllo non censorio, ma l'esercizio di un controllo, diciamo, di orientamento. Ora, per esempio, l'educazione è questo tipo di controllo, cioè l'educazione è il fatto che la mamma e il papà impediscono ai bambini di stare allo stato brado e gli dicono: no, questo non si fa, questo no, questo sì, questo è meglio, questo ti porta ad avere dei vantaggi, se fai questo ti do una caramella, no? Quello è un esercizio di controllo a fini educativi. Necessariamente tutti noi abbiamo subito, non solo dai nostri genitori ma dall'intera società. I soggetti che esercitano questo controllo sono ben chiari. Con l'avvento dei nuovi media, questi soggetti che esercitano questo tipo di controllo a scopo educativo, cioè quindi orientativo delle nostre preferenze, sono un po' più opachi. Per esempio, adesso mi viene in mente così il servizio di suggestion, di keyword suggestion che è offerto dai motori di ricerca. Cioè voi iniziate una vostra query, cioè iniziate a fare una richiesta sul motore, il motore vi suggerisce in una tendina la serie delle cose che potete desiderare di sapere, secondo quello che secondo lui è quello che la più parte delle persone vi chiedono. Ora tu non lo sai se sei orientato nelle tue richieste da quella lista o no, ma è probabile che sì. E questo orientamento ovviamente è un orientamento che si riverbera anche sul tipo di risposte che puoi ottenere. E questa è una questione. Recentemente, non so se vi siete accorti, per esempio, che Google ha lanciato un nuovo servizio che si chiama Knowledge Graph. Sulla destra, dove a volte ci sono la pubblicità, così, ma anche Microsoft lo fa, anche il motore di Microsoft fa la stessa esatta cosa. La chiama in un altro modo, ma il concetto è lo stesso. In alcuni casi, con delle query più importanti e
più diffuse, quindi persone famose piuttosto che luoghi, piuttosto che situazioni molto note. Sulla destra viene un piccolo riquadro nel quale ci sono delle informazioni base su quella cosa che tu hai richiesto e la lista dei link possibili ad altre informazioni che potresti voler sapere a quel proposito. No, loro l'hanno lanciata recentemente sul loro blog dicendo è ormai Google non è più un Google di stringhe, non si occupa più di stringhe ma di cose, di oggetti. Allora, questo è falso, perché comunque Google si può occupare solo di stringhe, perché non può fare altro, così come ogni computer. Quindi l'idea che queste stringhe, diciamo, abbiano una valenza semantica, quindi si riferiscono ad oggetti, esattamente come noi quando parliamo ci riferiamo ad oggetti, ha a che fare con una mediazione, che è la mediazione degli ingegneri che associano queste stringhe agli oggetti che sono più, cioè diciamo che possono essere più facilmente attribuiti a quelle stringhe. E ti offrono una disambiguazione, ti offrono una serie di caratteristiche che possono essere anche utili, che ti aiutano ad utilizzare meglio lo strumento, però sono anche strumenti educativi, in quel senso, diciamo, orientativi delle tue preferenze rispetto a quello che vuoi sapere, rispetto a quello che c'è da sapere su un certo evento e oggetto. L'altra cosa che vi vorrei, un'ultima cosa che vi volevo segnalare prima di dire l'ultimissima cosa, e cioè questo fatto che Google ha lanciato recentemente un'iniziativa che si chiama Buono a Sapersi, non ve la mostro perché è così, l'ho trovata l'altro giorno su Repubblica segnalata, cioè Google dice agli italiani quali sono i rischi in rete e lo fa con la collaborazione della Polizia di Stato. Lanciano anche una campagna pubblicitaria, così in cui Google dice ah sì, perché dovete stare attenti ai vostri figli, le cose, la gente, non bisogna far incontrare i figli, i bambini, le persone che hanno conosciuto in rete, eccetera. E poi c'è una piccola cosetta, beh, i dati su Google sì, li potete mettere perché a noi ci servono i vostri dati e vi offriamo un servizio migliore, tutto con il patrocinio della Polizia di Stato. Ora, che cos'è questo? È educazione, senz'altro, perché ti dice tutte una serie di cose utili da sapere rispetto a come devi... Però è anche un esercizio di controllo con il patrocinio di un'autorità pubblica, cioè un'istituzione come quella della Polizia di Stato. E l'ultima cosa, vabbè, quindi questo food for thought, diciamo, l'ultima cosa è, tornando alla questione chi esercita la censura su cosa, e quindi vabbè, sicuramente i paesi che sono notoriamente paesi censori, dittatoriali, esercitano una censura, ma siamo veramente sicuri che siano gli unici ad esercitare questa censura? In realtà Google, una lista che peraltro è aggiornata solamente al 2011, e qua non si sa perché Google ha smesso di farci sapere queste informazioni, questa è la lista di quante richieste Google riceve da parte degli stati di dati degli utenti, oppure di rimozioni, di diciamo dati sugli utenti che loro detengono, oppure rimozioni, informazioni, cioè richieste di rimozione di informazioni presenti in rete sui server di Google. E qui vedete questa lista in cui, vabbè, per esempio c'è l'Italia con 934 richieste e il 60% sono state parzialmente o totalmente, questo poi è il dato di Google, cioè noi non lo sappiamo quello che Google fa veramente, questo è quello che Google ci dice che fa. Ma il dato che vi volevo segnalare soprattutto è questo qua, gli Stati Uniti fanno 5.950 richieste in 6 mesi e vengono, gli viene detto di sì nel 93% dei casi. Quindi diciamo che l'operazione di esercizio di censura, certamente ci sono gli stati rough state che sono quelli peggiori, che lo fanno di più e sono cattivi perché diciamo, internet è una struttura anche governata da un certo tipo di sapere, direi English speaking centric, così. Però anche gli Stati Uniti, diciamo, si difendono bene. Qua voi potete, se andate in questo sito, in questa pagina, diciamo, offerta da Google, Transparency Report di Google, ci sono poi una serie di altre informazioni che potete, dove potete andare trovando altri dati, tutti abbastanza, perché non soltanto la removal request non è soltanto da parte degli stati, ma anche da parte di istituzioni, company varie, eccetera.
che fanno richieste di rimozione a scopo di protezione del copyright, ma non solo.